facevano sopralluoghi a Sant'Orso di Fano per compiere furti. Fermati dalla polizia tre giovani croati, una donna è stata arrestata. La finanza confisca beni per 260.000 euro a una 34enne ritenuta socialmente pericolosa, aveva 67 nomi falsi. Furgone in fiamme sulla 14 a Marotta, il mezzo è andato distrutto e il conducente è salvo per miracolo. Covid, contagio in aumento nelle Marche, 73 i positivi in 24 ore, ad Ancona tamponi gratuiti a chi ha preso parte ai festeggiamenti per la vittoria degli europei. Monta la polemica sul Green Pass obbligatorio per la fiera di San Nicola a Pesaro, cittadini divisi e ambulanti infuriati. Quindi io sono nettamente contrario, perché se nasco libero e voglio morire libero. Dopo il pomodoro da record, ecco una cipolla gigante, pesa più di 800 grammi ed è stata raccolta nell'orto da un pensionato di Colli al Metauro. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito, tre giovani stavano per compiere un furto a Sant'Orso di Fano, ma la polizia li ha bloccati. Nell'auto avevano guanti e cacciaviti di 40 centimetri. Una donna è stata arrestata, mentre un 19enne è stato sanzionato perché guidava senza aver conseguito la patente. Filippo Pucci. Si aggiravano con fare sospetto a Sant'Orso di Fano, ma la polizia li ha fermati in via Bellandra e li ha sottoposti ad un controllo. A bordo dell'auto, una Citroen, c'erano tre giovani croati, identificati dagli agenti, che poco prima, nelle ore centrali della mattinata, si erano fermati in prossimità delle case, proprio quando i residenti sono soliti ad essere fuori dalle abitazioni. Nella vettura, infatti, sono stati rinvenuti vari arnesi utilizzati per scardinare gli infissi. Tra questi diversi guanti e due cacciaviti da 30 e 40 centimetri. Dai successivi approfondimenti è emerso che la donna, una ventenne e già nota alle forze di polizia, era destinataria di un ordine di esecuzione emesso dall'autorità giudiziaria, dovendo scontare la pena di un anno e 4 mesi di reclusione a causa di un furto commesso a Bolzano quando era minorenne. Per questo è stata arrestata e condotta in carcere. La donna è stata anche denunciata per possesso di arnesi atti allo scasso. Inoltre, il ragazzo alla guida dell'auto, di appena 19 anni, è risultato non aver mai conseguito la patente di guida e quindi è stato sanzionato con una multa di 5.100 euro, mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Nelle prossime settimane, gli agenti del commissariato di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti, proseguiranno i controlli mirati al contrasto dei furti in abitazione. La Guardia di Finanza ha confiscato beni per un valore di circa 260.000 euro di proprietà di una donna di 34 anni, bosniaca e di etnia rom, ritenuta socialmente pericolosa perché condannata per più reati contro il patrimonio. Tra i beni ci sono un appartamento di pregio a Falconara Marittima, due terreni nelle province di Ancona e Macerata, un camper, una Porsche e somme presenti su conti correnti e depositi. Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno permesso di dimostrare che i delitti contestati alla donna erano stati commessi in un arco di tempo di circa 20 anni. Il primo reato risale addirittura quando la bosniaca aveva appena 14 anni. In questo lungo periodo la 34enne aveva fornito agli organi di polizia ben 67 differenti alias, cioè nomi falsi, per rendere più difficile agli investigatori la propria identificazione. La donna era stata condannata a una pena di 15 anni e 8 mesi di reclusione, mai eseguita a causa del suo ripetuto stato di gravidanza. Invece i vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzogiorno lungo la 14 all'altezza dello svincolo di Marotta Mondolfo in direzione nord per l'incendio di un furgone. L'autista del veicolo ha accostato il mezzo sulla corsia di emergenza riuscendo a scendere in tempo. L'incendio ha coinvolto anche le starpaglie a lato della strada. Sul posto la squadra di Senigallia che ha spento il rogo e messo l'aria in sicurezza. E inoltre c'era anche la polizia autostradale e il personale della società Autostrade. Sale invece a 73 il numero di nuovi positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. In testa c'è la provincia di Macerata con 24 contagi, seguita da quella di Pesaro Urbino con 13. Negli ospedali c'è un ricovero in più rispetto a ieri per un totale di 15. C'è anche un degente in più sia in terapia intensiva che in quella semi-intensiva. Nell'ultima giornata non si sono verificati decessi legati al Covid.
Ed ora torniamo a parlare del Green Pass obbligatorio per accedere alla Fiera di San Nicola a Pesaro, perché l'annuncio di ieri del sindaco Matteo Ricci divide i cittadini. Li ha intervistati per noi Angelica Panzieri. Green Pass obbligatorio per accedere alla Fiera di San Nicola. La decisione del sindaco Matteo Ricci, assunta nell'ottica di tornare ad organizzare gli eventi in sicurezza, divide i cittadini tra chi è d'accordo e chi no. Il Green Pass, nonché il certificato verde di avvenuta vaccinazione, come annunciato ieri il primo cittadino, dovrà essere presentato da tutti coloro che vorranno accedere all'area, ambulanti compresi. Sono contraria, naturalmente, anche perché non vedo per quale motivo tanto... I controlli, non so se ti fermano, ti bloccano, come fanno a controllarci tutti quanti? Quindi io penso che poi la libertà naturalmente è molto importante, tanto non ti possono controllare, non è che ci precano proprio o hanno la lista di tutti quelli che non sono stati vaccinati. Ci vuole il Green Pass perché per evitare che il virus si diffonda. Quindi lei è d'accordo con la scelta del sindaco? Certo. Perché qua la situazione sta peggiorando e allora è meglio cautelarsi prima e proteggere sia i giovani che gli anziani, ecco, e si vaccinassero anche. Favorevoli, siamo entrambe vaccinate e mi sembra più che giusto, visto che comunque sia ci saranno tante persone, mi sembra solamente difficile comprendere chi è vaccinato o meno, fare una distinzione, perché tanto l'affluenza sarà tanta. Lei è favorevole o contraria? Guarda, mi sembra tutta una boiata, sinceramente, perché come fai a far entrare le persone, no? Cosa stai lì, apri la cancellata e dici te sì, te no, fai vedere il foglio, ma non lo so, non sono molto favorevole, sinceramente. No. Io favorevole al Green Pass per la fiera, sì, assolutamente. Per quale motivo? Per la sicurezza di tutti e sperando che funzioni, che ci siano i controlli adeguati. Anch'io mi trovo favorevole, e anche se sono un po' scettica su come potranno fare tipo i controlli, favorire i controlli necessari da tutte le vie, però assolutamente favorevole anch'io. Secondo lei dovrebbe esserci una libera scelta? Dovrebbe avere un pochino di buon senso e tutto si risolve. Allora non si dovrebbe fare neanche il mercato del martedì, no? O sbaglio? Che favorevole, però dove mette la gente a controllare? Che la gente arriva da tutte le parti. Quindi alla fine è contrario? Da una parte sono contrario, sì, la fiera non si fa e basta. Non è che io ce l'ho con i commercianti, anzi, mi dispiace per loro. Però al martedì c'è il mercato e lì è un altro mercato, allora... E a Fano invece abbiamo fatto un giro tra le bancarelle del mercato per capire che aria attira tra gli operatori che partecipano anche alle fiere, e quasi tutti gli ambulanti sono contrari. Io non ho capito perché nei mercati e nelle fiere noi siamo gli untori d'Italia. Increduli e arrabbiati, diversi ambulanti del centro storico di Fano non ci stanno. Il Green Pass obbligatorio per accedere alle fiere, secondo alcuni, sarebbe una disparità di trattamento, oltre ad un ulteriore e possibile danno economico. Condividete questa decisione? No, del Green Pass no, anche perché non si possono usare come al solito due pesi e due misure, perché dentro i centri commerciali il Green Pass non serve, in spiaggia il Green Pass non serve, la festa delle candele che si svolgerà ad agosto il Green Pass non serve. Quindi è possibile penalizzare sempre i mercati che sono all'aria aperta? E poi un'altra cosa, non so come faranno a controllare su circa 4-5 chilometri di esposizione della fiera la gente che ha il Green Pass, quindi diciamo è più una trovata per far parlare che una cosa che purtroppo effettivamente si può fare. Non vorrei fosse una scusa per annullare la fiera, ha proseguito Giovanni, che propone invece di imporre l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto per garantire la sicurezza nel perimetro della fiera, d'accordo con lui anche altri operatori. Pensate anche voi di partecipare alla Fiera di San Nicola? Vogliamo partecipare come tutti gli anni. Il problema è che il nostro sindaco esce con delle novità. Questa pandemia sembra che esista solo nei mercati e nelle fiere. Vi sentite penalizzati? Ma molto. Ma poi tu come fai a gestire un lungomare dove chi abita lì, no? La gente che deve entrare e uscire di casa, la gente che va al mare stessa che non gliene frega niente della fiera, no? Quindi loro cosa fanno? Intanto mettono le mani avanti, poi diranno
non la riusciamo a gestire e l'annullano perché sono solo annullare le cose. Ma se dovessero mettere questo Green Pass obbligatorio non solo per le fiere ma anche al mercato, sarebbe d'accordo o avrebbe paura di un calo di un'affluenza? Avrei paura di un calo di lavoro, sì, avrei paura perché magari la gente, chi ha deciso di non fare il vaccino, chi una cosa o un'altra, magari per loro sarebbe che dico vabbè io non vengo così non ho fatto manco il vaccino e perderei dei clienti. Dopo tutto il periodo di pandemia, restrizioni, chiusure, sarebbe per voi un ulteriore danno economico? Sì, io penso di sì, che sarebbe un danno economico perché la gente ancora non ha capito cosa fare. Lei che cosa ne pensa? È giusto? Sì, per me è giusto, perché la gente si deve vaccinare. Dovrebbero farlo quindi anche per la fiera di Fano? Sì. Anche secondo lei, è d'accordo? Sì, 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 sì. Condivido. Sareste più tranquilli? Eh già. Oppure lasciare libero quello che viene ricoverato da pagare tutte le spese l'individuo che non ha vaccinato. È giusto metterlo anche a Fano? Sì. È d'accordo lei? Come no? Rispetto anche per gli altri. Visto che le varianti sembra che si diffondano e quindi rischiamo una quarta ondata, io sono per la protezione. Il Green Pass obbligatorio? Un minimo di controllo sui distanziamenti e le mascherine, perché allora non vedo come mai anche i mercati allora. Quindi ci vorrebbe o un discorso uniforme. O tutti o nessuno. O tutti, ecco, non mi sembra, non è che sono contraria, però dico allora come mai? Cioè è inutile che chiudiamo la porta e spalanchiamo la finestra. Il Green Pass alle fiere è d'accordo o contrario? Sono d'accordo, ma ho dei dubbi riguardo al controllo, sì, certo. Perché è difficile. È impossibile, non è difficile. Perché poi si viene vincolato, ma la gente poi non partecipa. Che umore c'è tra gli ambulanti dopo l'annuncio di Ricci? Voi siete d'accordo? Io non sono d'accordo, perché comunque è anticostituzionale. Però suscita timore tra la popolazione perché non si capisce come verranno applicate queste nuove norme. Quindi io sono nettamente contrario, perché nasco libero e voglio morire libero. Lei è vaccinato? No, perché ho molte gravi patologie, quindi un decimo di febbre mi ucciderebbe. Quindi che devo fare io? Chiudermi in casa e morire in casa? Dovrebbe eventualmente per partecipare ad una fiera fare un tampone. Sì, ma i vari tamponi purtroppo sono per le breve ore, per un giorno, due giorni. Mica posso fare un tampone al giorno io. Se qualcuno ci dà una mano a capire che dobbiamo fare con sta gendaglia e con sto Covid, saremmo contenti. I virologi ne studiano uno al giorno, ne studiassero una buona. E dopo i festeggiamenti per la vittoria agli europei di calcio, con tanta gente in giro senza mascherine, senza rispettare i divieti di assembramenti, l'ASUR Area Vasta 2 corre ai ripari. Domenica 25 luglio tamponi gratuiti e senza prenotazioni in modalità drive dalle 8.30 alle 12.30 nel parcheggio superiore del Palais Indoor. L'invito a presentarsi all'iniziativa è esteso in particolare a tutti i cittadini che hanno partecipato domenica 11 luglio ad eventi e luoghi di aggregazione al Pincio di Ancona. Si raccomanda di raggiungere il posto con un mezzo proprio e di non condividere l'auto con altri soggetti. Al fine di velocizzare lo screening si dovrà esporre sul cruscotto un cartello con indicato nome, cognome, codice fiscale ed esibire il documento di identità. Ed ora cambiamo argomento perché ci sono importanti novità per il Parco San Bartolo. Questa mattina sono stati presentati progetti per renderlo più bello e sicuro. Previsto un sistema di videosorveglianza contro gli incendi, assunzioni stabili per garantire il controllo e la manutenzione dell'area. Le telecamere verranno installate nelle prossime settimane. Lo strumento di ultima generazione muove l'obiettivo a 360 gradi e una volta rilevata una situazione critica, l'occhio intelligente eseguirà un ulteriore e verifica, zoomando e inviando eventualmente una segnalazione in tempo reale alla centrale operativa. Una seconda telecamera verrà collocata nella zona nord per assicurare una copertura di oltre il 60% della superficie. Tra gli interventi anche l'assunzione di un cantoniere, la sorveglianza stabile dell'agente di polizia locale Fabrizio Rebecchi e la convenzione sottoscritta con Assogev, le guardie ecologiche volontarie che svolgeranno un servizio costante di controllo anche per la prevenzione incendi. Ci spostiamo adesso nel comune di Colli al Metauro, dove domani prenderà il via un festival itinerante della poesia. Il servizio di Letizia Marchionni. Si
chiama Tra meridiani e paralleli, poetando sotto le stelle, e nasce da un'idea del sindaco di Colli al Metauro, Andrea Giuliani, e del poeta fanese Stefano Sorcinelli, il microfestival itinerante della poesia che proporrà per 4 giovedì consecutivi opere di diversi poeti, tutti locali, per una sorta di viaggio nella tranquillità e la pace tra le diverse località e borghi del comune metaurense. Le poesie, inoltre, verranno alternate da momenti musicali curati dall'Associazione delle Arti. La proposta di questo microfestival di poesia è un po' figlia di questo tempo, no? Sospeso tra una voglia di ripartire e che si scontra inevitabilmente con i limiti della realtà di tutti i giorni, no? Che ci richiama un po' al fatto che invece dobbiamo ancora tenere serrate le maglie, insomma, di questa libertà. E l'idea che abbiamo avuto come amministrazione è quella di non rassegnarci a questo pessimismo generale, e ci siamo rivolti un po' al mondo delle arti, perché è l'arte che può darci una via di fuga da questa realtà, però una via di fuga che non è effimera, ma una via di fuga reale, che ci aiuti un po' a leggere un po' dentro, ma anche a saper leggere tra le righe di questo tempo. E cosa meglio della poesia, no? Può aiutarci a ingentilire un po' l'animo in questo periodo. Ecco, per ragionare insieme di trovare un modo per coniugare da una parte la promozione turistica dei nostri borghi bellissimi, e che certamente si prestano al meglio per iniziative di questo genere, e dall'altra parte, ecco, portare e sperimentare qualcosa di nuovo in quello che è il panorama culturale dei territori circostanti. Il microfestival partirà da Pozzuolo il 22 luglio negli spazi antistanti la chiesetta del Borgo, per poi proseguire a Bargni il 29 luglio nei pressi della chiesa centrale. Si continuerà con Serlungarina il 5 agosto in piazza Serafini e si concluderà con Saltara il 12 agosto presso i mercati coperti. I 4 incontri inizieranno alle ore 21:15. Tutti questi luoghi e borghi, ha affermato Stefano Sorcinelli, direttore artistico della manifestazione, sono il palcoscenico ideale per parlare di poesia e bellezza. Abbiamo pensato di partire con poeti locali, già comunque conosciuti in ambito nazionale, quindi che hanno fatto pubblicazioni e che quindi hanno un certo riscontro anche sia dal punto di vista di lettori, ma anche di conoscenza proprio locale. Abbiamo deciso con Andrea di focalizzare, diciamo, di concentrare in 4 eventi questo microfestival itinerante di poesia, dal titolo che a me piaceva tanto, Tra meridiani paralleli, poetando sotto le stelle. Tra meridiani paralleli in qualche modo dà una dimensione geografica, no? Come fossero delle coordinate geografiche per questo microfestival itinerante di poesia. In realtà poi sono delle coordinate geografiche per uno spazio metafisico nel quale andremo a analizzare i fondamenti, diciamo, strutture fondamentali dell'essere, uno spazio che sarà di fuori di ogni luogo e di ogni tempo. Oltre a Pesaro c'è anche un'altra città delle Marche che ha presentato ufficialmente la domanda per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024. Si tratta di Ascoli Piceno. A darne notizie il sindaco Marco Fioravanti, il quale ha spiegato che da tempo sono a lavoro su un progetto ambizioso, coinvolgendo associazioni, cooperative, ma anche società e imprenditori del territorio. Per questi ultimi è stata pubblicata una manifestazione di interesse per entrare a far parte del progetto in qualità di socio fondatore. La scadenza per presentare le domande è stata prorogata al 2 agosto. Torniamo a Fano, dove proseguono i giovedì sotto le stelle con tante iniziative dedicate ai più piccoli. Burattini, caccia al tesoro, cartoni animati, ma anche tanti giochi e divertimento assicurato. Piazza 20 Settembre torna ad essere a misura dei più piccoli con i giovedì sotto le stelle, l'iniziativa organizzata dal comune nell'ambito del progetto Fano, città delle bambine e dei bambini. In programma diversi appuntamenti all'insegna della socialità e delle emozioni racchiuse nell'immagine simbolo di questa edizione, che raffigura 3 bimbi sollevati dai palloncini sostenuti dal volo dell'immaginazione. Sono 30 anni che abbiamo iniziato questo progetto ambizioso e futuribile anche, ancora adesso dopo 30 anni, e siamo ancora qui. Dopo la pandemia stiamo riprendendo faticosamente tutte le attività e tutte le modalità per coinvolgere i bambini della città, e in questa estate, in cui c'è questa pausa di,
di virus. Stiamo cercando appunto di riportare i bambini negli spazi pubblici della città e nel centro storico. Quindi in questo periodo abbiamo ripreso Giovedì sotto le stelle, che è stata un'iniziativa del passato molto molto di successo, perché c'era la piazza tutti i giovedì sera piena di bambini, e stiamo tentando appunto di riprendere anche questa iniziativa con sempre tutte le misure di sicurezza, quindi distanziamento eccetera. I bambini hanno voglia di riuscire, di incontrarsi anche tra di loro, quindi abbiamo molta fiducia. Soddisfatto anche il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha sottolineato l'attenzione del comune a dedicare spazi e iniziative per i bambini anche all'interno dei vari eventi che si svolgono in città. Loro ovviamente quest'anno saranno in forma particolare, tutelando la sicurezza, perché veniamo da questo periodo di pandemia, però è un appuntamento gradito, come è avvenuto anche negli anni passati, lo riconfermiamo anche quest'anno. Un programma ricco di iniziative. Sì, siamo partiti il 1 luglio, termineremo il 2 di settembre. Il programma completo sarà disponibile sul sito cittadebambini.comune.fano.pu.it. Organizzeremo laboratori, animazioni, spettacoli, il tutto però con dei temi, dei valori che sono cari comunque alla città, come l'ambiente, le tradizioni, la cultura, il multiculturalismo e la solidarietà. E a Mondolfo invece è partita la quarta edizione di Sinestesia Festival. Due mostre e tre appuntamenti fra teatro, musica e cinema. È stata inaugurata la quarta edizione di Sinestesia Festival, iniziativa multisensoriale che ha l'obiettivo di evocare e stimolare tutti i sensi dell'uomo. Nata grazie ad una intuizione di Filippo Sorcinelli e sostenuta dall'amministrazione comunale di Mondolfo, la manifestazione ha preso il via con gli eventi espositivi nel complesso monumentale di Sant'Agostino. Si parte all'insegna della speranza con il verde predominante, ha spiegato il direttore artistico, un messaggio positivo che fa capire ai visitatori che i sensi contaminati insieme possono scatenare le emozioni. Partiamo con questa tela meravigliosamente restaurata, per la prima volta esposta a Mondolfo, ma comunque in regione, di Giovan Francesco Guerrieri. Parla proprio di un'allegoria dei cinque sensi, cui sensi poi dopo sono scorporati all'interno del percorso della mostra, finché i visitatori possano percepire ancora di più ed entrare in profondità nella tela. È un quadro appunto legato ad una tematica prettamente seicentesca e legato anche ai temi della Controriforma, perché i sensi ci servono per conoscere la realtà, ma sono anche appunto spesso portatori di peccato, e lo rappresenta il vecchio che palpeggia la donna, oppure l'eccesso di vino, o l'eccesso di narcisismo della ragazza che si specchia. Quindi allegoria dei cinque sensi, ma anche un'allegoria di carattere morale. Esposte anche opere di arte sacra grazie alla collaborazione della parrocchia e della diocesi. Invece, salendo alle sopralogge del complesso monumentale, si apre l'installazione Storie smascherate. C'erano una volta i dispositivi di protezione individuale a cura di Chiara De Angelis. Una installazione che racconta quelli che sono gli aneddoti storici che riguarda l'uso e l'evoluzione di queste mascherine. Mascherine che appunto, guardando indietro, in realtà ci accorgiamo di come molte soluzioni che sono state prese, molti sviluppi che ci sono stati dietro questi aneddoti, in realtà ci appartengono anche oggi a causa appunto di questa pandemia che stiamo vivendo. Le mostre rimarranno allestite fino al 15 agosto, ma il programma di Sinestesia è arricchito anche da altri appuntamenti. Domani alle ore 21 ai Giardini della Rocca si prosegue con i Madrigalisti Estensi, un gruppo specializzato, in repertorio fra 500 e 600. Infine, sabato 29 luglio alle 21 al Campo del Tamburello in via Rico Fermi ci sarà la proiezione sinestetica tra cinema, arte e sensi di Priscilla, la regina del deserto. E la volontà è di continuare in questa direzione con grandi mostre, grandi iniziative per portare sempre più turisti a visitare il nostro centro storico, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo molto contenti e soddisfatti anche perché sono eventi di qualità.
E dopo il pomodoro da record del peso di un chilo raccolto da una coppia di pensionati nel quartiere di Sant'Orso a Fano, in questi giorni ci stanno arrivando tante altre fotografie di ortaggi giganti. Questa sera vi mostriamo una cipolla raccolta da Giorgio Cottomesi a Saltara nel comune di Colli al Metauro. Il pensionato, che ha l'hobby anche della bici, del tennis e appunto dell'orto, ieri mattina ha avuto questa bella sorpresa, una cipolla che supera gli 800 grammi. La moglie ci rassicura, usiamo soltanto prodotti naturali. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla presentazione dei lavori di recupero del chiostro di Sant'Agostino a Mondolfo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, 338 4968 250. L'informazione invece torna domani mattina in diretta alle 7 con il commento alla stampa del direttore Marco Ferri. Buona serata. We'll be right back.